Buenos dias, ragazzi. Questo è un'introduzione per dirvi semplicemente che questo video è soltanto l'inizio di un'era spettacolare. Stiamo preparando un sacco di contenuti da portarvi, quindi questo è un mini video che sarà un'introduzione uno della mia persona, perché se siete nuovi, non conoscete chi sono, questa è la mia compilation di TikTok, quindi visionatela. E mi raccomando, mettete like, commentate. Che a breve inizieranno i contenuti spaziali. Allora, ciao, siamo qua con Paolo Bonolis, non si sa come è finito qua. Mi sono perso. Ti sei perso. So che sei un grande tifoso dell'Inter. Sì, mi sembra anche Anche io, assolutamente. te. Ma non lo dai a vedere, bravo. E quindi anche del calcio, immagino. Certo. E visto che siamo qua, vorrei fare un gioco con te. Facciamo il gioco. Il gioco consiste nel filtro dei mondiali. Lui scorrerà con le bandiere. Lui so io. Lui, esattamente. E in base alla bandiera che uscirà, lui dovrà dire un giocatore. Lo schermo? Ah, qua. Dovunque. Ecco fatto. Ok, mo Ma che succede? scorro le Ah, bandiere. scorro le bandiere, a un certo punto se ne ferma Ok, una. non so che bandiera sia. Manco io. Ok, quindi il primo l'abbiamo cannato. Il primo l'hanno Mi espulso. schiaccia. Ma che bandiera è, No, peraltro? no, non ho capito Se io. ci metti la bandiera, non sai che Vabbè, io l'ho fatto per te, mi immaginavo che. è. Ah, che sapessi tutte le bandiere. Esatto. Questa, vabbè. Questa è facile. Questa è la bandiera del coso, no? Di Sì, vicino. Costa d'Avorio. Costa d'Avorio. Vabbè, andiamo avanti, Che magari. costa? Aspetta un attimo, Costa d'Avorio, fammi No. pensare. Yondè. No. Sì. Yondè. Gioca adesso, Yondè. Navas. Eh? Keylor Keylor Navas. Navas della Costa Sì. d'Avorio. È del Costa Rica, No, Costa Rica allora era. Era il Costa Rica però, era Marca, ma posso quella la fare un bandiera. gioco con uno che ne sa Era meno quella la del... bandiera. Ah, ma era Costa Costa Rica. d'Avorio. Vai. Sì, vabbè. Questo Ma che bandiere escono? Che è un'altra, questa? Questa è un'altra. una bandiera dei Vai, tessuti d'Armani. Schiaccio io adesso. Vai, Colombia. La Colombia. La Colombia. Atalanta. Calma, calmati. Okay, Calmati. Scusami. Allora, l'attaccante colombiano dell'Atalanta, spesso infortunato, Sì. che gioca come esterno d'attacco. Ok. Che a me piace molto. Sì. Come? Zapata. Zapata. Quella è una punta però. Esatto. Ok. Preferisci Muriel? Sì, no. No. Tra Muriel e Zapata? Zapata. Vai, schiaccia l'ultimo. Vai. Vai, andato. È andato, sta ancora a farsi zitto. Oh, beh, questo è facile. Afif. No, Afif gioca nel Qatar. Se avete partecipato a questo divertente gioco, è inutile che comprate questo libro. Comprate quello da colorare. Ragazzi, siamo qua con le ragazze e oggi formeremo una formazione doc per vincere il mondiale grazie al filtro. E vediamo cosa fanno. Ognuna di loro dovrà dire un giocatore per la bandiera. Iniziamo col portiere. Vai. Yes. Allora. Oddio. Messico. Tatarusano. Tatarusano, ragazzi, portiere Tatarusano della Più nostra forte. formazione. Ragazzi, questo è il nostro difensore, adesso schiaccia e vediamo che chi si accoppierà lei. Belgio. Lukaku. Bene, bene. Ragazzi, dopo Che Tatarusano in schifo. porta e No, ma difensore Lukaku. Lukaku, tocca a te il centrocampista, schiaccia. Allora, vediamo cosa dirà. Belga. Senegal. Fagioli. Bene. Ragazzi, Io. siamo qua con la nostra attaccante. Schiaccia. Schiaccio. Questa è bellissima. Francia. Ma che È Francia? Francia. Dai, sì, io sono Trilli. Ghana. Ciao ragazzi, oggi sono qua nel pandino perché mi sono patentato e quindi ho scelto la macchina migliore su cui salire. So che questa macchina ha una capacità enorme. Attira molte tipe. Ciao Gigi, Ciao Gigi, Gigi. come ci porti? Andiamo poi vicino? Volevo dirvi solo una cosa. Oggi, cioè, mi fa piacere la vostra presenza, ma non siete voi. Cioè, Ma dovete andiamo uscire. da Luca, dai. Andiamo da Boh, Luca. vabbè, raga, allora. Ciao. Non si fa così, però. Andate da Luca? Vabbè, allora, ragazzi, prenderò la mia vendetta di qualche mese fa, non so se vi ricordavate. Luca, ci ho provato con mia sorella. Ciao Lu. Sei già arrivato? Come stai? Niente ragazzi, ora tocca a me. Ciao Luca, come stai? Perché ridi e perché sei nella mia macchina? Ho una richiesta particolare.
visto che siamo in clima natalizio. Ma se manca più di un mese? 40 giorni, dai. Dai, cioè, alla fine siamo lì vicini. Sentiamo, vai. Vabbè, parli. Tu mi vuoi bene. Di cosa hai bisogno, dai, taglia. Mi vuoi bene? Sì, sì. Ok, anche io ti voglio bene. E visto che siamo in clima natalizio, vorrei un regalo da parte tua. Ah, così? Sì, così. Che tipo di regalo gradisce, signorino? Ci dovrei pensare, però... Ciao, amore! Ciao. Tipo lei? Dai. Eh? Dai. Dai, su, esci. No, no. Io devo uscire. Facciamo una cosa, esci. Fidati, esci. Perché mandate a cagare tutti e due. Ora analizzeremo bene la mia situazione sentimentale, partendo dai dettagli di questa stanza. Voi mi chiederete cosa c'è di strano in questa stanza. Me. Sono qua che sto registrando una coppia mentre sono single come un gatto. Gigi, ti prego, dopo, basta, mi c'è mezz'ora che cerchiamo di fare sto video. Sto pure disturbando. Stai pure disturbando, sto pure trovati una ragazza. Vai, trovati una ragazza, vai, no, la nuvola. La nuvola di cotone. Sì, però vai, ti stacca un pezzo e te la porti. Vai, benissimo, vai. Dai, dagli un bacino. Che rompi coglio. A grandissima richiesta è tornato il bro. Verità, non l'ha richiesto nessuno, ma io l'ho voluto riportare. Allora, siamo qua col bro, e il bro, se non che mio padre, dovrà rispondere a delle domande. Parte 2 di quello prima, no? Sei contento? Sì, sono contento. Ti senti pronto oggi per rispondere, sì, alle domande su tuo figlio? Sono contento, va bene. In fondo abbiamo anche la partita del Brasile, fatto anche l'albero di Natale. Yuppie. Cosa faccio quando non ci sei? Pugnette. A parte quello, giochi alla PlayStation, stai al computer, stai in, con i tuoi amici, non so. Risponderei a cosa mi piace fare. Dormire. Poi? Mangiare il McDonald's. Qualcosa di più? Qualcosa di più? Azione? Ma sei poco azione, sei poco attivo te. Sono poco attivo. Grazie. Cosa ti rende orgoglioso di me? Cosa mi rende orgoglioso di te? Vieni un po' più dentro, non ti nascondere. Sei interista, questo sì. Sei un orgoglioso perché sei interista, sì. Non usi sostanze proibite. Poi? Cosa ti rende orgoglioso? Sei. Non puoi dire... È questo, l'educazione che hai verso di me, il rispetto che hai verso tuo grazie, padre. Grazie, abbraccio. Questo, e così si può chiudere il video. Sì, faccio vedere un trick. Se siete arrivati fino a qua, commentate con hashtag aeroplano, che metterò like, ovvero il mi piace a tutti i commenti. Quindi hashtag aeroplano. Un saluto ragazzi e ci vediamo al prossimo video.